Io non me ne privo. Alcuna matata, ragazzi e ragazze. Mega torneo strategico, parte 2. Non so quante ne vedrete, non ne ho idea. Perché poi sappiate che io il lunedì mi sono ripromesso che farò Clash Royale sul mio canale YouTube in live. Ho sputacchiato. Quindi venitemi a seguire. Signori, ce ne andiamo direttamente. Andiamocene direttamente. Bellissima modalità, veramente supersonica. Ok, partire per secondo ci dà sempre un po' di vantaggio. Giù, secondo me. A tronco o sfera di neve? Secondo me la sfera di neve. Vada, prendiamoci la sfera di neve. Allora. Io mi andrei a prendere di nuovo lui, perché mi sa che su questa sfida è parecchio forte. C'ho questa senza... Se lo prendono tutti il gran cavaliere. E pecca, e mini pecca. Non è facile. Io mi andrei a prendere loro. Il pecca sta a 4 di elisir. Io quasi quasi mi prenderei una strega che me lo va a counterare per bene. Vediamo un attimo, eh. Poi è bello che cambiano le carte, raga. Questa, se introducono questa, il gioco esplode di nuovo. Io ne sono convinto. Se introducono di nuovo questa fottutissima modalità, il gioco esplode senza problemi. Quello costa 4. Io vedo solo una spell. Me la vado a prendere. E in realtà lui ha preso 3. Io potrei prendere o la tronco o il barile. Ma io mi prenderei il barile. In realtà non sarà facile come partita. Lui la tronco, ma non è che ci fa grandi cose. Quello potrebbe risultarmi effettivamente un problema. Quindi io andrei di torre infernale e mi voglio prendere la consegna. Non è facile vincerle queste partite, eh? Non è facile vincere queste partite. Abbiamo due deck completamente diversi. Cioè sta... Io vedrei solamente video di questa modalità qua. Non sto scherzando. Cioè anche se prendiamo un'ettina, cioè abbiamo uno di elisir sopra. Sembra una puttana, ma no. Io questo potrei farlo effettivamente, eh. Vediamo un po'. Ragazzi, guardate, è una partita difficilissima. Perché lui cicla un botto. Però per il momento ce la stiamo cavando abbastanza bene. Abbastanza bene. Sarà un macello. Lui non ha spell. Questa può essere utile, può essere non utile. Facciamo così. Sì, lui cicla un botto. Non so se ci avete fatto caso, ma lui cicla veramente un botto. Lì mi potrebbe dire veramente qualsiasi cosa. Infatti, ho preferito fare così. Bravo, Mi. Ogni tanto mi faccio i complimenti da solo, perché così almeno lui non mi può, non mi deve attaccare. Guardate, una hitina me la accollo. Cioè una hit me la posso accollare. Una hit me la posso accollare. Secondo me, dato che stiamo in overtime, ce lo possiamo permettere. Cannone lo andiamo a disintegrare con questa formula qua. Lì una fulmine sarebbe stratosferica.
Secondo me, ok, ottimo. Non è facile, però me la posso cavare, secondo me. Perfetto questo. Questo è stato perfetto, ragazzi. Errore importante da parte dell'opponent. Perfetto. Perfetto. Peccato. Veramente peccato gigante qua, eh? Possiamo fare così? Spero di averlo preso, ma mi sa che l'ho missato. E che sono un pippon. Secondo me va bene questo. Ok. Sono teso. Sono abbastanza tesino, dico la verità. Dico la verità. Quello me lo può far fuori. Facciamo così. Così almeno colpisco un po' tutti. Perfetto. Facciamo così. Così la torre mi rimane attiva. Facciamo anche dei danni così. Facciamo così. Facciamo così. Che secondo me andava fatto. Ottimo, Mirko. Vai, mi devo avvicinare, mi devo avvicinare. È stato bravo. Ok, ottimo. Raga, devo stare calmo, non posso fare cavolate. Che se faccio cavolate vengo punito. Facciamo così. Tanto non è che abbiamo grande fretta, ce la dobbiamo gestire. Raga, perfetta. Bellissima partita, sono molto tese. Molto belle. Già sono due partite che faccio e sono due partite che si perde, cioè perde l'avversario per lo spareggio, no? Per l'overtime, quando il gioco dice: senti, mi avete rotto le scatole. Bello, però bellissimo. E te danno pure un sacco di ricompense se vai avanti, fino a 15 vittorie. Bellissimo. Ma che... Non posso dire niente. Sentite, già che ci siamo, facciamoci una ladder, dai, ah, che vi faccio un video leggermente più lunghetto, perché stiamo a 8 minuti. Questa è stata un po' più veloce rispetto a quell'altra, perché questo qua, cioè, così si evitano veramente i counter, ragazzi. Ma guarda, io, no, mo me lo devo ricordare. Assolutamente, io spero che voi conveniate con me, perché è veramente qualcosa di indescrivibile. Non so se questo c'ha le golem. Se ha le golem dovremmo essere counter, a meno che l'opponent non lo sappia usare in una maniera incredibile. E ci potrebbe anche stare. E ci potrebbe anche stare. Non lo so. Mi sembra solo un po' brutta la situazione. Ok. Ah, è vero, mi devo ricordare che la furia devasta tutto. Ok. Ok, ok. È un deck che possiamo gestire, ma sarà abbastanza difficile. Io ti vado a togliere direttamente lui. Via proprio, senza problemi. Di quello non mi preoccupo, in realtà. Di quello non è che mi preoccupo tanto. Non so se dovrei tirarlo avanti. E quello è il problema. Non credo che abbia tre moschettieri. Raga, non so che deck ha. Mi sembra un po' un misto fritto. Magari non lo conosco. Pensa che c'ha questo.
Minchia, se è un fritto misto, regà, sto coso dell'opponente è una roba bella importante, eh. È un deck bello importantino questo, eh. Che però se noi facessimo così e facessimo cosà, tantissimi danni per lui. Io per non saper né leggere né scrivere, cioè, regà, ma sinceramente a me di avere quel coso lì non mi va proprio. Diciamo che con un poco di bravura dovremmo riuscire. 30 secondi dovremmo, non è detto 100%, dovremmo. Ok. Non sarà facile. Non sarà facile. Ecco fatto. Abbiamo fatto. Ok. Raga, devo semplicemente 2-1. L'ho rubatissima questa, ragazzi, perché lui alla fine stava giocando forse meglio di me, o comunque aveva tanto elisir. Benissimo. 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 Molto molto bene. Signori, vi voglio bene. Al prossimo appuntamento a Boss Witcher 89. E però non ho fatto la miniatura. Facciamola insieme. Che ce ne frega a noi. Molto molto bene. Ok. Ciao ciao.